Vi rubo solo un minuto per vedere se i telegiornali di stasera faranno una cosa eccezionale, ovvero faranno vedere la marea di gente che c'era con la Lega Piena oggi pomeriggio. Do il microfono a Riccardo che canta qualcosa intanto. Vieni, così lo mandiamo a Sanremo, un minuto con i colleghi giornalisti e poi sono tutto a vostra disposizione. Bene, ne approfittiamo per presentare la squadra dei candidati alle europee della Lega del Piemonte. Avete già sentito... Fermi così. Un nuovo candidato che è Marco Racca. Vieni Marco, porti un saluto. Lei è per dare servizio ai cittadini. La buffonata di Renzi della finta chiusura delle province ha portato ai disastri e alla mancata manutenzione di scuole e strade. Quindi io voglio che le scuole e strade di tutta Italia siano in condizioni normali ed efficienti. E o lo fa qualcuno, lo fanno le province. L'importante è che 5 Stelle si mettano d'accordo, perché qualche vice ministro di 5 Stelle dice sì, qualche ministro di 5 Stelle dice no. E sull'autonomia qualcuno di 5 Stelle dice sì e qualcuno dice no. E sui porti qualcuno li vuole chiuso e qualcuno li vuole aperti. E quindi l'importante è mettersi d'accordo. No, noi vogliamo assolutamente dare servizio ai cittadini. Quindi se i comuni e le regioni non ce la fanno, sempre le province si sbagliano scuole e strade. Senta, qual è lo specifico delle elezioni di Vittorio Poggio, di Alessandria, imprenditrice Piena. Parlando di quello di cui si occupa ovviamente la regione, è la sanità. La situazione sanitaria non all'altezza di una regione come il Piemonte, poi il sostegno alle imprese, all'agricoltura, al turismo, al commercio, quindi abbiamo tante idee per far dimenticare ai piemontesi la pessima amministrazione di Campanella. E poi mi faccio aggiungere che se vince la Lega in Piemonte la TAV si fa. Mi sembra chiaro ed evidente che avere una Lega forte a Roma e a Torino è garanzia che il Piemonte verrà collegato alla resta d'Europa. Ma i 5 Stelle sono d'accordo, ministro? No, io parlo solo di Piemonte e di Europa. 26 maggio si sceglie il cambiamento in Piemonte e il cambiamento in Europa. Io a Roma non chiedo manco mezza poltrona. Ministro, ma se 5 Stelle non fosse... Cambiamento a Biella. Il sindaco è stato designato da lei 2 anni fa, candidato sindaco. Sono contento, persona d'esperienza. E l'accoglienza in un sabato, peraltro di mezzo ponte come oggi, vedere queste migliaia di persone in una città come Biella, dice che abbiamo fatto la scelta giusta e spero che arrivi presto il 26 maggio. Ministro, ma se 5 Stelle non fossero d'accordo comunque, come sempre, non sono questa cosa qua della democrazia. Democrazia ha ragione gli italiani, ha ragione i cittadini, quindi io sono contento perché gli italiani si stanno esprimendo in maniera chiara. Se vince, posso, ragazzi? Quindi se vince... Pazzesco, molto di incontrare questo servitore dello Stato, questo poliziotto stasera stessa a Torino. Parlo di vita vera, non di altro. Non credo che il popolare in Spagna l'ha aperto a volte. Ci spero. E intanto faccio il migliore augurio agli amici spagnoli che portino il vento del cambiamento anche a Madrid. Anch'io sono tuttora imprenditrice, porto avanti le cause dell'impresa. Il mio cognome lo conosce tutti e Francia. Vi chiedo un aiuto, un sostegno. Innanzitutto grazie, perché ho chiamato Riccardo, quando è che ti ho chiamato? 2 giorni fa, gli ho detto sono venuto da 2 splendide giornate siciliane, con qualche polemica a sinistra, ma a sinistra ormai polemizzano anche se la mattina bevo il caffè o bevo il cappuccino, e vi dico che sono orgoglioso di aver incontrato migliaia di persone in Sicilia, perché la liberazione dalla mafia, dalla camorra e dall'andrangheta è la liberazione che stiamo combattendo nel 2019. E quindi è giusto onorare la memoria del passato, ma mi pagate lo stipendio per occuparmi di presente e di futuro. E poi ho chiamato Riccardo e gli ho detto, senti, se sabato pomeriggio e sabato sera ho qualche ora di tempo, facciamo qualcosa a Biella a Torino? Ho detto sì, vediamo, magari facciamo un gazebo così viene qualcuno. Con 2 giorni di preavviso, ragazzi, grazie perché mi date una forza e un'energia
non si vede la gente che arriva dal fondo. Mi piacerebbe che voi foste su questo palco per vedere come non si veda la gente che arriva nella piazza in fondo. Vuol dire che il 26 maggio avete tre possibilità, io dico tre certezze: cambiare Biella, cambiare il Piemonte e cambiare l'Europa. Mandare a casa la sinistra da Biella, dal Piemonte e dall'Europa. Quindi tre soddisfazioni in una. Ovviamente poi il bello della democrazia è che scelgono i biellesi, noi siamo qua a offrire una possibilità. C'è successo. Ma non sono così bello da vedere, anche se mi guardano. Non è che vi perdiate lo spettacolo, ragazzi. Va bene. Comunque. Sono dimagrito, signora. Grazie. Non chiediamo il voto perché siamo belli, anche perché il sindaco è bellissimo, non è, insomma. È il ministro dell'interno anche. No, questo non me lo devi dire, non me l'avevi detto? È interista. Vabbè. C'è il derby Milano-Torino doppio fra oggi e domani, c'è Inter-Juve e Torino-Milan, io ormai di calcio non parlo, di calcio è meglio, preferisco parlare di quello che riusciamo a fare più seriamente per gli italiani. E oggi è la prima giornata in cui è in vigore la legge dello Stato, il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene dal diritto di nessuno. Ieri ha firmato il Presidente della Repubblica e oggi è legge. Poi, dopo anni di chiacchiere, io mi auguro che nessuno di voi in questa piazza, nessuno di noi debba mai usare questa legge. Perché trovarsi in quei momenti, io ho incontrato quei tabaccai, quei commercianti, quei farmacisti, quei gioiellieri, quei taxisti, quei padri in famiglia che si sono trovati in quei momenti drammatici in negozio o a casa. Però alcuni di questi cittadini per bene, per il fatto di essersi difesi, hanno pagato per anni di avvocati e hanno girato per anni i tribunali di mezza Italia dovendosi giustificare perché hanno reagito a un rapinatore che era entrato armato di notte a casa loro. Da oggi, se un rapinatore entra armato a casa di qualcuno, è nostro diritto difendersi prima che questo faccia qualcosa a lui o a suo figlio. E mi sembra il minimo. E viene eliminata quella schifezza del risarcimento ai poveri parenti del rapinatore ferito. Nella prossima vita l'attivatore fa un altro mestiere, così almeno evita di essere ferito sul lavoro. Anche perché oggi sono usciti i dati dei feriti e dei morti sul lavoro vero, che sono dati impressionanti su cui il governo deve impegnarsi al massimo e su cui i ministri competenti devono impegnarsi al massimo. Ognuno fa il suo. Io devo dire che da ministro dell'Interno ho il dato aggiornato oggi, quello che abbiamo detto abbiamo fatto. Gli sbarchi nel 2019 si sono ridotti del 93% rispetto all'anno precedente e i porti italiani sono e rimangono chiusi. In Italia non si arriva se non si ha il permesso di arrivare. Punto. Mi è costato un tentativo di processo, adesso ci proveranno con un altro processo, ma avete la mia parola che io non cambio idea, e se difendere i confini e la sicurezza del popolo italiano mi costerà un processo, ci vado tranquillamente e sorridendo, perché penso di difendere il bene della nostra gente. E quindi non c'è problema. Grazie ai soldi che abbiamo risparmiato, quest'anno entreranno in servizio in Italia 8.000 poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco in più, quindi meno clandestini in giro per Biella e più carabinieri in giro per Biella, e questo mi sembra un risultato. Poi certo alcune scelte competono al sindaco, se si sceglie un sindaco della Lega domenica 26 maggio si fa una scelta precisa, i contributi comunali, le case popolari, i bonus bebè, i bonus affitto, i bonus per la luce, il bonus di qua, il bonus di là,
vanno prima agli italiani, vanno prima agli inglesi, vanno prima agli inglesi, poi se avanza un quel cost lo distribuiremo anche al resto del mondo. Questo vale anche per la regione Piemonte, dove Chiamparino ha fatto ricorso contro quasi tutte le leggi approvate dal nostro governo e non gli va bene il decreto di sicurezza, non gli va bene questo, non gli va bene quello. A me sarebbe piaciuto che se i piemontesi avessero avuto una regione più attenta ad esempio alla sanità, alla qualità della sanità in Piemonte, alle liste d'attesa in Piemonte, alla qualità degli ospedali in Piemonte, ai reparti ospedalieri che sono stati chiusi in Piemonte. Però questa è un'altra scelta che potete fare voi il 26 di maggio. È chiaro ed evidente, lo dicevo ai giornalisti, che se la Lega vince anche in Piemonte, tutte le opere pubbliche bloccate che devono collegare il Piemonte al resto d'Europa e al resto del mondo si fanno, perché io i cantieri li voglio chiudere, li voglio finire. Se ho scavato una galleria sotto una montagna, preferisco spendere i soldi per finire la galleria sotto una montagna piuttosto che per tornare a riempirla. Altrimenti torno al militare, quando ci dicevano scava la buca, riempi la buca, scava la buca, riempi la buca. Ma siccome quella buca lì serve a far pagare di meno i nostri imprenditori e a collegare il Piemonte, l'Italia, al resto d'Europa, al resto del mondo, io voglio viaggiare di più, viaggiare in sicurezza difendendo l'ambiente, perché adesso giustamente in tante piazze si manifesta per la qualità dell'aria, è ovvio che il treno inquina meno delle macchine, dei camion che intasano le strade e le autostrade del Piemonte. E quindi vincere in Piemonte significa anche dare ai piemontesi la garanzia che le opere pubbliche cominciate vengono finite dalla prima all'ultima. Non parlo solo della TAR, parlo dell'Asticuno e parlo di tutti i collegamenti che servono a lavorare meglio e a spendere meno. Mi sono fatto dare un dato aggiornato a oggi per venire, appunto, perché a me piace dare i numeri veri, non i numeri del lotto. Sono anche orgoglioso del fatto che in Piemonte nelle prime settimane di applicazione della legge siano già 10.000 le donne e gli uomini che andranno in pensione grazie a quota 100, perché l'impegno di superare quella schifezza della legge Fornero è qualcosa per cui io ho combattuto per anni. Piemontese, sì. No, no, la professoressa Fornero è apolide, viste le leggi, con tutto il rispetto degli apolidi, perché solo qualcuno che non ha i piedi ben piantati per terra poteva pensare di far lavorare donne e uomini fino a 66, 67 o 68 anni. A quel punto potevi approvare una legge in cui dicevi: per risparmiare la pensione te la do quando sei al cimitero, così almeno le casse dello Stato sono sane e a Bruxelles sono contenti. E mi dicevano: no, non ce la fai mai a smontare la legge Fornero, non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai. Noi della Lega abbiamo la testa dura e quello di quota 100 è solo l'inizio, perché l'obiettivo è arrivare, come promesso, a quota 41 dopo 41 anni di fabbrica, di negozio, di ospedale, di scuola e di azienda. C'è il diritto alla pensione, che significa diritto al lavoro per tanti giovani, significa diritto al lavoro per tanti giovani piemontesi e piemontesi, che altrimenti devono scappare a Londra, a Lugano, a Buenos Aires. Anche perché qua c'era un'eccellenza, quindi cambiare il comune è importante per le scelte di cui si occupa il comune: giardini, scuole, strade, case, tariffe comunali, tasse per chi vive e per chi lavora a Biella. Cambiare la regione significa occuparsi di sanità, di servizi, contributi all'agricoltura. Cambiare l'Europa è fondamentale, perché se la Lega vince in Europa come sta vincendo in Italia, il Made in Italy e le aziende italiane, le aziende biellesi, le aziende piemontesi, i marchi storici li andiamo a difendere a Bruxelles, non a chiacchiere ai convegni come è stato fatto in questi anni, perché questa era una delle capitali mondiali del tessile, del lavoro, dell'artigianato, della produzione, che adesso ci hanno riempito di schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo senza controllo, senza garanzia, concorrenza sleale. E io sono stato a Bruxelles, purtroppo ero all'opposizione, dice: non si può difendere il Made in Italy, le etichette obbligatorie, perché si lede il libero mercato, la concorrenza.
e poi che arrivano i tarocchi dell'altra parte del mondo dove usano i bambini pagati un dollaro al giorno per lavorare. Qua se c'hai il negozio o se c'hai il bar e hai i servizi igienici di 2 centimetri fuori dalla norma sei rovinato. E poi ti arrivano sui mercati prodotti confezionati da bambini che vengono usati come schiavi, anche in Italia, anche in Italia. Io settimana prossima vado a Prato perché non è possibile che ci siano comunità fuori dal controllo, dove anche alcuni organismi statali, penso agli ispettorati del lavoro, penso ai controlli della finanza, penso ai controlli della polizia locale, ovviamente da queste parti se qualcuno non fa lo scontrino da 1 euro per un panino in panetteria, dramma e disastro. D'altre parti ci sono migliaia di schiavi e tutti fanno finta di non vedere, forse magari perché qualcuno viene pagato per fare finta di non vedere. E vediamo piano piano, senza miracoli, attenzione, non promettiamo miracoli, non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Però un altro tema che vinceremo e che unisce il nord e il sud, perché è un tema di cui ho parlato ieri, ieri sera ero a Mazara del Vallo, quindi estremo sud, un paese che vive di pesca e che lotta per difendere i frutti del nostro mare, oggi in Piemonte. Però c'è una cosa che unisce l'estremo sud della Sicilia all'estremo nord del Piemonte, è la difesa della nostra agricoltura e della nostra pesca. Io sono stufo del riso che arriva dalla Cambogia con i fertilizzanti e i pesticidi che qua non si possono usare, e le arance marocchine, il latte in polvere dalla Nuova Zelanda e la carne agli ormoni dal Brasile. Difendere l'agricoltura piemontese sarà una... Piemontese e Lombarda, perché le risaie erano fra Piemonte e Lombardia, hanno fatto chiudere la metà delle risaie e poi si sono accorti dopo 5 anni che c'era la concorrenza sleale e hanno rimesso i dazi. Noi per 5 anni abbiamo detto difendiamo le aziende agricole piemontesi, lombarde, italiane mettendo i dazi sui prodotti che arrivano dall'altra parte del mondo? No, matti, folli, i dazi, ma di cosa state parlando? Dopo 5 anni che vi hanno fatto a Bruxelles hanno rimesso i dazi. Ma intanto quante aziende agricole hanno chiuso in Piemonte? Quindi se vinciamo in Europa col voto alla Lega il 26 maggio, ripeto, niente miracoli, ma la difesa dell'agricoltura e la difesa dei confini di tutta Europa saranno 2 delle nostre priorità. In Europa si entra se si ha il diritto di entrare. E basta con i litigi tra Italia e Francia al confine, con i francesi che scaricano gli immigrati sulle montagne piemontesi di notte e poi Macron fa il fenomeno e viene a dare lezioni di generosità a noi. Ma occupati di Parigi e della Francia e non venire a dare lezioni a noi, che lezioni di accoglienza gli italiani non ne prendono da nessuno, da nessuno. Allora. E quindi lavoro, diciamo, siamo solo all'inizio di un percorso, Abbiamo promesso di occuparci di Equitalia, Agenzia delle Entrate, e grazie alla pace fiscale sono già centinaia di migliaia per il momento le persone fisiche che stanno rottamando cartelle esattoriali che li tenevano in ostaggio da anni. L'obiettivo è arrivare anche alle società per restituire vita a migliaia di lavoratori che erano fantasmi, perché lo Stato li teneva in ostaggio chiedendogli quello che non poteva essere chiesto. Altro discorso è quello sulla flat tax, sulla riduzione delle tasse. Sono sicuro che in questa piazza, in questa marea di gente, c'è già parecchia gente che da quest'anno, dalla dichiarazione dei redditi di quest'anno, se siete partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori o liberi professionisti, avrete la possibilità di pagare solo il 15% di tasse, non una lira di più e non una lira di meno, e compilare molti meno moduli. L'obiettivo è di arrivare anche a casa dei lavoratori dipendenti e delle famiglie, quindi di rendere il fisco italiano un po' più giusto, come la non lontana Svizzera ci insegna, perché l'unico modo per combattere l'evasione fiscale è ridurre le tasse e rendere conveniente pagare le tasse. Altri modi per sconfiggere l'evasione fiscale? Certo. Per fare le cose, siamo al governo, siamo in 2, bisogna essere d'accordo in 2, bisogna andare d'accordo in 2. Noi abbiamo tanti difetti, ma le idee ce le abbiamo chiare.
nostri compagni di viaggio ogni tanto cambiano idea sulla riduzione delle tasse, un giorno va bene, un giorno non va bene, sull'autonomia, un giorno va bene, un giorno non va bene, sui porti, un giorno vanno bene chiusi e un altro giorno bisogna lasciarli socchiusi e il terzo giorno un po' aperti. Io non ho tempo per litigare, c'è un contratto, c'è l'Italia che non ha tempo da perdere in bisticci, vado avanti come un treno per mantenere le promesse fatte agli italiani. E spero che anche i nostri compagni di viaggio non cambino idea ogni quarto d'ora. Poi, perché l'Italia ha bisogno di sì. Poi no e basta, c'è la minga troppo lontana. L'Italia ha bisogno di sì. Facile a dirlo, però abbiamo la testa dura, dai ragazzi. Ne abbiamo passate di tutti i colori, quindi dico in bocca al lupo a voi, perché la scelta del sindaco è quella più importante, perché il sindaco entra in casa vostra, quindi in bocca al lupo a lui e alla sua squadra. Fategli un applauso, perché fare il sindaco al giorno d'oggi bisogna essere un po' matti, Si guadagna poco, si lavora tanto e si rischiano 3 denunce al giorno. E questo è un altro tema su cui lavorare. Questo è un altro tema su cui lavorare. Tagliare burocrazia, leggi, regine, regoline, regolette. Leggo che il ministro della giustizia vuole portare in consiglio i ministri della riforma della giustizia. Giusto. È fondamentale dimezzare i tempi dei processi. Però è anche fondamentale che ci siano 60 milioni di cittadini italiani che non sono a prescindere presunti colpevoli. Per qualcuno i sindaci sono presunti colpevoli, gli assessori e i consiglieri sono presunti colpevoli, gli imprenditori sono presunti colpevoli. In un paese normale funziona all'opposto, sono tutti fino a prova contraria presunti innocenti e persone per bene. Lasciamo lavorare i sindaci, lasciamo lavorare gli imprenditori, lasciamo lavorare gli artigiani, altrimenti andiamo in Unione Sovietica dove c'era la spia del palazzo e del condominio, o in Venezuela, visto che qualcuno piace il modello venezuelano, che non è il mio. A me piace la libertà e quindi piena fiducia nell'operato della magistratura. Però come per tutti gli altri lavoratori italiani, una riforma della giustizia deve prevedere un passaggio fondamentale, che anche i giudici, se sbagliano, pagano, come tutti gli altri lavoratori italiani. Chiunque se sbaglia paga, chi ha a che fare con la vita delle persone se sbaglia paga. Sbagliano e pagano anche poliziotti e carabinieri. Io faccio il ministro dell'interno, ho a cuore quello che fanno le donne e gli uomini in divisa. Se uno su mille sbaglia, quell'uno su mille paga, però mai nella vita mi accoderò a quelli che accusano tutti. Ieri, il 25 aprile, ci sono state manifestazioni civili, pacifiche e democratiche in giro per l'Italia. Abbiamo visto a Modena spara a Salvini, a Bergamo Salvini muore, in Liguria Salvini attento ancora fischia al vento, hanno fatto un concorso di idee, di cervelli brillanti. Per questi qua probabilmente serve il fatto che a scuola torna l'educazione civica obbligatoria come materia di studio dal prossimo settembre, così almeno, e magari a questi qua farebbe bene anche fare 6 mesi di servizio militare negli Alpini e gli passa la voglia. E sempre viva gli Alpini, che accoglieremo a Milano a maggio. A proposito, io do l'anima per voi e per il mio paese, vi chiedo solo una cortesia di non prendere appuntamenti se ce la fate per sabato 18 maggio nel pomeriggio, perché sabato 18 maggio ore 15 abbiamo prenotato per la chiusura della campagna elettorale delle elezioni europee Piazza del Duomo a Milano. Mi piacerebbe vedere 100.000 italiani in Piazza del Duomo a Milano e vedere anche tanti biellesi, tanti torinesi, tanti a un'ora, anche perché abbiamo fatto una scelta nuova rispetto al passato. Non sarà la chiusura della Lega, perché non è solo la Lega a poter cambiare l'Europa. Sul palco insieme a noi, anzi insieme a voi, quel pomeriggio in Piazza del Duomo
per la prima volta nella storia della politica italiana ci saranno i leader politici di altri 15 paesi europei, perché l'Europa la cambiamo insieme a Marine Le Pen, agli austriaci, ai tedeschi, agli spagnoli, ai danesi, agli svedesi, ai cechi, ai finlandesi, e quindi si vedrà l'Europa che risorge, anche perché o l'Europa cambia il 26 maggio o l'Europa diventa un califfato islamico, perché se continuano, e mi fanno impazzire quelli che a sinistra manifestano per ricordare giustamente la liberazione del nostro paese dagli occupanti stranieri, e poi facevano arrivare 100.000 nuovi occupanti stranieri ogni anno con i barconi. E quindi, cioè, manifestavano per la liberazione e ci facevano rioccupare un'altra volta. Quindi, eccoci qua. A maggio, poi non mi ricordo tutto, però a maggio sono orgoglioso perché il Senato voterà una legge che da papà, a cui da papà sono particolarmente affezionato, perché difende quelli che non si possono difendere. A maggio la prova al Senato e a giugno, spero se nessuno fa scherzi, la prova alla Camera e poi diventa legge dello Stato per accendere le telecamere in tutti gli asili nido, le scuole materne e le case di riposo per difendere i bambini, i disabili e gli anziani. Bambini, disabili e anziani che devono potersi difendere se non lo possono fare loro. Quindi piano piano, e poi per carità rimane tanto da fare, però in 9 mesi penso che abbiamo fatto più noi al governo che non la sinistra in 10 anni. E quindi questo, senza essere particolarmente intelligenti, perché per governare un comune, una regione o un paese non occorre essere degli scienziati, li abbiamo visti gli scienziati, i Monti, le Fornero, a Biella, in Regione Piemonte, a Roma e a Bruxelles servono semplicemente persone normali, che vivono una vita normale, che vivono i problemi di tutti i giorni. Io mi ricordo quando andai a una trasmissione televisiva da Bruno Vespa a confrontarmi col ministro dell'economia del governo Monti, governo uscente, che è stato rieletto senatore del Partito Democratico, e lui tutte le tabelle, i grafici, gli schemi, è lo spread, è il PIL, è il 3%, è l'Europa, è il deficit. A un certo punto, questo, tutta sta marea di numeri, l'economia italiana però era lì dove era, e gli ho chiesto: mi scusi ministro, posso fare una domanda? Prego. Quanto costa un litro di latte? Panico. Aveva aperto il suo faldone con le tabelle e non c'era scritto però nel faldone delle tabelle che un litro di latte è 1,30€, 1,40€, 1,50€, a seconda dei casi. Ma se non vivi la vita di 60 milioni di italiani, come fai a governare questo paese? Se non conosci i problemi di chi va a fare la spesa. Poi rimane tanto da fare, non siamo ancora riusciti a fare abbastanza per i disabili, ed è un impegno che ci siamo presi, perché ancora troppi disabili sopravvivono con 280 euro al mese, che è una vergogna. Non siamo ancora riusciti a mettere mano, però siamo dei testoni e conto di riuscire a farlo nei prossimi mesi, alle accise sulla benzina, che sta arrivando. Mi ricordo, non siamo ancora riusciti a mettere mano ai mega stipendi in alcuni enti pubblici, e penso ad esempio alla RAI, No, ma io non voglio fare nessun riferimento a Fabio Fazio. Non mi interessa se Fazio guadagna 2, 3 o 4 milioni di euro all'anno, perché sono tutti meritati. Ho solo detto che siccome Fazio, da cui non vado ospite da una vita, perché secondo me è fazioso, è leggermente fazioso, però gli ho detto, siccome mi ha invitato ospite domenica 5 maggio, io di mio avrei detto no, però ha ancora una decina di giorni di tempo per farmi cambiare idea. Gli ho detto: senti, dimezzi lo stipendio, io da te ospite ci vengo. La piazza di Biella è d'accordo su questo invito?
Vediamo. Quindi lo dico all'amico, al fratello, al collega giornalista, perché sono giornalista anch'io, Fabio. Io sono disposto a dimenticare tutte le vicende del passato, tanto vivi bene anche se porti a casa 2 milioni all'anno. Non è che ti stiamo chiedendo la cassa integrazione, però che sono anche troppi, perché per quello che mi riguarda, e c'è una proposta di legge della Lega e spero che la portino avanti anche gli amici dei 5 Stelle, per equiparare i contratti del pubblico e quindi della RAI ai contratti del privato. Se sbagli paghi e vai a casa, non puoi essere assunto a vita a 200.000 euro all'anno per innaffiare le piante grasse in corridoio. Quindi vediamo, vediamo chi ci darà una mano. Ecco, ero preoccupato perché ancora in migliaia di persone non avevo ancora visto i 5 comunisti che stavo aspettando. Un applauso, grandi compagni, hasta siempre. E stasera tutti a farsi le canne al centro sociale. Vi vogliamo bene, vi vogliamo bene, è una specie che va tutelata come il panda, perché è simpatico, perché è di compagnia, perché puoi andare a casa di amici, a volte ti fanno vedere il pappagallo, il criceto, il coniglietto, il gattino, il cagnolino, pensa a far vedere un piccolo comunista. Io c'ho il criceto, io c'ho il comunista. Mangia un po', borbotta un po', vuole accogliere tutti, poi sono belli perché quelli che vogliono accogliere tutti di solito sono quelli che hanno i milioni di euro sul conto corrente in banca. Perché? Vabbè. Permettetemi di arrivare al sabato pomeriggio dopo una settimana bella tosta, però provando a sorridere, perché i politici che si prendono troppo sul serio, come le persone che in generale si prendono troppo sul serio, bisogna anche saper ridere se stessi. L'altro ieri ero a Caltanissetta, io dopo gli incontri mi fermo anche mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza ad ascoltare, a stringere la mano, a fare una foto. Qualcuno vuole fare una foto? Però lo faccio come forma, devo essere a Torino, però lo faccio come forma, ma intanto i giornalisti fanno delle analisi, chissà perché Salvini sta lì un'ora e mezza con uno scemo a fare le foto, che strategia c'è? Non c'è nessuna strategia, c'è semplicemente il rispetto per gente che è qua, in piedi da un'ora, da 2 ore, e quindi da 3 ore, da 4 ore. Non spingete. Ecco, non avevate altro da fare. Scherzi a parte, l'altra sera ero a Caltanissetta, anche lì uno. Pensate però che bello per me vedere migliaia di persone a Biella, ma vedere anche ieri l'altro migliaia di persone a Bagheria in provincia di Palermo che vogliono un buon governo della Lega e potranno scegliere un sindaco della Lega. Quindi unire il paese nel nome del buon senso. E a un certo punto arrivano ste due che pensavano di farmi un dispetto, novelle eroine, non so se le avete viste. Arrivano qua, ministro, possiamo fare un selfie? Sì, prego, era un'ora e un quarto, facciamo un selfie. Arrivano queste due ragazze e si baciano. Che bello! No, basta. No. Spettacolo indecoroso, cazzo. Pensando, non so, di darmi quale fastidio, io gli ho detto, ragazze, siete bellissime, auguri ai figli maschi. Figli maschi magari no. Auguri. Ma questo per dire che ci vogliono ghettizzare razzisti, fascisti, populisti, nazisti, sessisti, omofobi. Per me stasera, voi quando tornate a casa potete cenare con chi volete, andare al parco con chi volete, andare a teatro o far l'amore con chi volete. Secondo me io voglio togliere lo Stato da quel negozio togliendo gli studi di settore, quindi figurati se lo Stato deve entrare in camera da letto. Ognuno fa quello che vuole, con chi vuole e quando vuole. Quindi nel pieno rispetto delle scelte di vita di ciascuno, l'unico paletto che mi permetto di mettere finché campo da papà e da ministro è il diritto di un bimbo ad avere una mamma e un papà. Semplicemente.
il diritto di un bimbo di venire al mondo se ci sono una mamma o un papà, e di venire adottato se ci sono una mamma e un papà. Poi ognuno fa quello che vuole, però robe come l'utero in affitto, i bambini in vendita al supermercato fanno inorridire un uomo e dovrebbero fargli inorridire maggiormente una donna. C'era il mese scorso, l'ho messa, l'ho letta tre volte prima di pubblicarla, non so se ve la ricordate, quella notizia di quella nonna che per fare un favore al figlio si è fatta mettere incinta e è diventata nonna e mamma contemporaneamente. Questa non è generosità, questo è egoismo degli adulti sulla pelle dei bambini innocenti. Questo non è futuro, questa è la fine di una società. Quindi, vabbè, in bocca al lupo, quindi vi chiedo, manca meno di un mese, di prendere a cuore il futuro della vostra comunità biellese, di prendere a cuore il futuro della vostra comunità piemontese, scegliendo donne e uomini della Lega, e poi per l'Europa o adesso o mai più, perché altri 5 anni di sinistra al governo in Europa sarebbero la fine per le nostre fabbriche, per i nostri ragazzi, per i nostri valori e per la nostra sicurezza. Se voi non mollate e ci date una mano, io per voi e per il mio paese e per i miei figli sono disposto a dare la vita. Grazie a tutti, viva Piera, viva Piemonte, viva la Lega, e grazie per questa splendida piazza. Per chi vuole fare una foto, vi chiedo però 2 cortesie. Innanzitutto, ho tempo, non spingete perché voi non li vedete, ma io li vedo, è pieno di bimbi e di ragazze e di nonne qua davanti, quindi non spingete, ho tempo. Poi per entrare si fa il giro da dove? Ovviamente si entra da destra, perché le cose interessanti cominciano a destra, a sinistra raramente succede qualcosa. E quindi, e dove la facciamo la foto? Su qua, va bene. Grazie a tutti, viva Biella, tener duro. Grazie, però scendete perché sennò qua che lo faccio.